Tutti, siamo all'inizio di un percorso, di un viaggio che ci condurrà alla scoperta delle 10 parole del Sinodo dei Vescovi sui Giovani. Ma che cos'è il Sinodo? Il Sinodo è una riunione dei Vescovi che si tiene col Papa nel mese di ottobre per discutere su alcuni determinati temi, tra cui il tema dei giovani. Andiamo a sentire cosa ha detto il Papa. Il Sinodo è il Sinodo per e di tutti i giovani. I giovani sono i protagonisti, ma anche i giovani che si sentono agnostici, sì, anche i giovani che hanno la fede tiepida, sì, anche i giovani allontanati dalla Chiesa, sì, anche i giovani che, non so se qualcuno, ma magari ci sia qualcuno, i giovani che si sentono atei? Sì, questo è il Sinodo dei Giovani e noi tutti vogliamo ascoltarci. Stiamo andando a conoscere alcuni ragazzi, alcuni giovani del nostro territorio e chiedergli cosa significano per loro le parole del Sinodo all'interno della loro esperienza. E oggi partiremo con ricerca. Esatto, però prima di chiederlo ai ragazzi, io lo chiedo a Giacomo. Cos'è per te la parola ricerca? Indica qualcosa che è comunque un cammino, una fatica, un qualcosa che manca e che serve a completarci. Esatto, anche per me più o meno la parola ricerca significa questo, però ha qualcosa anche a che fare con la fatica, con un cammino e con un percorso. Sarebbe interessante sapere proprio letteralmente l'etimologia della parola ricerca da cosa deriva. Esatto, e allora andiamo a chiederlo al professore Enrico Rovegno. Ricerca viene dal latino, beh, non è una gran scoperta perché quasi tutte le parole italiane vengono dal latino, da una parola che è circum, che significa attorno, e circare già significava andare intorno ma con una direzione, cioè per trovare qualche cosa. Quindi nel suo significato originario la parola ricerca ha già dentro una finalità, anche non materiale, ma la ricerca non è mai, diciamo, fine a se stessa. Le cose nella modernità sono cambiate, penso ad esempio a un famoso verso di Baudelaire nei Fiori del Male che dice che i veri viaggiatori partono per partire, e si è incominciato a pensare che avesse un fascino il partire per partire, cioè la ricerca fine a se stessa. Ora, un altro grande scrittore a metà del Novecento mette in scena in un suo libro, lo scrittore Lewis, e il libro è Il Grande Divorzio, l'incontro tra un vescovo filosofante e molto, come dire, alla page, un vescovo anglicano molto, che disquisisce di ricerca e dice: per me non c'è nulla che possa chiamarsi una risposta definitiva. Il vento libero della ricerca deve sempre continuare a soffiare attraverso la mente. L'idea di finalità
è qualcosa di soffocante. A questa affermazione, in questa pagina del Grande Divorzio, viene contrapposta un significato più vicino a quello originario. L'altro personaggio che dialoga con questo vescovo intellettuale dice: la sete è stata fatta per l'acqua, la ricerca per la verità. E così si conclude il dialogo: una volta eri un bambino, una volta sapevi a cosa serviva la ricerca. C'è stato un tempo in cui ponevi domande perché volevi risposte ed eri contento quando le trovavi. Diventa di nuovo quel bambino. A me piace questa esortazione di Lewis, non solo perché genericamente ridiventare bambini può essere un invito alla freschezza, all'ingenuità, però può anche accadere di ridiventare bambini in senso negativo, ma qui questa idea che uno cerchi una risposta, a me sembra fondamentale che la parola ricerca non sia fluttuante nel vuoto, ma abbia una direzione. Ricerca è una parola ricca di significati, come abbiamo visto. Infatti, per un mio amico, per esempio, la parola ricerca significa ricerca di sé. Ed è per questo che ha deciso di compiere un viaggio alla ricerca, appunto, della propria interiorità. Ed è stato un viaggio che l'ha cambiato molto. Ma come può un viaggio cambiarti così tanto? Tra poco ascoltiamo la sua esperienza, però Giacomo, quando si parte senza grandi aspettative, con un cuore libero, una mente aperta, allora si è più disposti al cambiamento. Mi ha incuriosito, andiamo a conoscerlo. Sul cammino di Santiago alla ricerca di cosa? Allora, io sono partito sicuramente per la ricerca di un benessere interiore, per la ricerca di, diciamo, per quadrare bene i miei pensieri, perché avevo un periodo dove mi sentivo oppresso un po' da tutte le pressioni della società e da quello che tutti gli altri si aspettano che tu faccia nella vita, e ho deciso di fare questa esperienza, di partire e quindi di andare alla ricerca di me stesso, alla ricerca del mio benessere interiore. In effetti l'ho trovato. E mi aspettavo molto meno da questa esperienza, mi aspettavo di partire semplicemente per una camminata e per, diciamo, per avere tanto tempo per me stesso e quindi per pensare. In realtà poi mi ha cambiato sicuramente la vita e il modo di pensare su tante cose, quindi ecco, la ricerca di quando sono partito poi è stata diversa, diciamo che ha cambiato quello che stavo cercando, il cammino. Quindi ora cerco una vita sicuramente molto più semplice, lontana da tutti gli stress e, diciamo, da un po' tutte le pressioni che ti dà la società. Quindi sei partito per ricercare te stesso, la tua intimità, la tua interiorità. E che cos'è che hai trovato, che ti ha colpito e che ti ha cambiato? Ma sicuramente ho trovato, come dicevo prima, la semplicità nel vivere, perché poi partire con uno zaino sulle spalle, con giusto due cambi e niente, qualche soldo in tasca, niente di più, ti fa capire davvero quanto poi sia semplice vivere e quanto in realtà noi ci complichiamo la vita volendo accumulare ricchezze, accumulare proprietà, accumulare tante cose che poi in realtà sono inutili. Quando in realtà, stando a stretto contatto con la natura, anche semplicemente camminando, ho scoperto che lì è davvero, passi veramente dei momenti felici che non hanno niente a che vedere con quello che noi pensiamo sia la felicità. Quindi ecco, ho trovato tutto questo, sono andato lì alla ricerca e ho trovato proprio tutto questo, un modo più semplice di vivere. E qual è il segreto, secondo te, in base alla tua esperienza, per ricercare se stessi nella semplicità e nella quotidianità? Sicuramente non farsi condizionare, quindi trovarsi dei momenti di solitudine, dei momenti di riflessione. Io per esempio, con la passione appunto per camminare, quando ho voglia di pensare o di ricercare me stesso, perché poi sicuramente con il cammino non è arrivata alla fine, diciamo, questo mio percorso, non trovi la serenità in 30 giorni, e vado a farmi magari una camminata in qualche sentiero qua in zona e da solo penso, e secondo me questo è un buon punto di partenza. Thank you.
Giacomo, abbiamo visto che il cammino è ricerca di Dio, ricerca dell'altro e anche ricerca di sé. Il cammino infatti è forza e coraggio, tiene in allenamento la mente e il cuore. Per camminare ci vuole entusiasmo, ci vuole energia, ci vuole forza di volontà come solo un giovane può avere. Non credo sia del tutto vero, perché io conosco una donna che ha vissuto una vita in cammino, ha percorso più di 40.000 km a piedi e questa donna ha ben 94 anni. 94 anni? E cosa c'entra una donna di 94 anni con il nostro percorso dedicato ai giovani? Perché vedi Francesca, essere giovani significa pensare da giovani, avere desideri giovani, non è solamente un numero. E credo che lei possa essere un esempio per gente che non riesce a essere giovane. Mi ha incuriosita, allora andiamo a conoscerla. Emma Morosini, 94 anni, quasi 40.000 chilometri a piedi. Ma dove trova tutta questa energia? Nell'aiuto del cielo. Non è mia forza e neanche mia volontà, perché è una forza che che hai dentro e che man mano cammini aumenta, diventa sempre più impegnativo. E adesso che sono così vecchia, ancora di più ho l'entusiasmo di fare, di volere, di muovermi. Ma perché questo? Per rendere omaggio al creatore e alla creatura. Perché vivere da pellegrina nel mondo, nelle campagne e anche nei paesi, è incontrare le persone, è una cosa meravigliosa. Cosa le ha dato questo camminare in tutti questi anni? Mi ha dato la gioia di vivere, di conoscere più a fondo me stessa e di conoscere il prossimo, perché noi giudichiamo solo dall'esterno, mentre invece nel profondo di ogni cuore c'è sempre un margine di bontà, in tutti. La base di tutto è l'amicizia con la preghiera. Come se tu parlassi a tu per tu con una persona in carne e ossa. Se tu consideri la Santa Vergine in questa dimensione, sarai felice sempre. Ricerca di sé attraverso la ricerca di Dio. Io parto per cercare me e durante il mio cammino incontro Dio. Ma allora secondo te, Giacomo, Dio è dentro di noi? Non lo so, sicuramente ci sono molti modi per essere in ricerca. Se penso comunque al cammino di Santiago, alla vita in cammino di Emma, sicuramente ci sono anche altri modi per essere in ricerca. Per esempio? Ma io ho in mente un monastero immerso nel verde, io ho in mente l'esperienza di un uomo che vive sempre in silenzio, nella pace interiore, e non per questo comunque una vita meno faticosa. E tu conosci qualcuno che fa questo tipo di esperienza e potremmo andarlo a conoscere? Sì, andiamo a conoscerlo. Allora andiamo. Se si guarda questo tipo di vita con gli occhiali del rendimento, come dicevamo prima, a livello di immagine, di resoconto, di quantità, eccetera, sicuramente è una vita che umanamente potremmo dire quasi sprecata, fallimentare. La vita monastica di per sé è inutile, non serve, perché non ha nessun scopo preciso. Cosa può servire invece? Serve per, prima di tutto, offrire una testimonianza di una radicalità di scelta evangelica che punta direttamente su Dio, una scelta fatta per Dio, per la sua gloria, per il servizio al regno di Dio, vissuto però nella quotidianità. La vita monastica non ha scopo immediato tipo tutte le altre ordini e congregazioni. È una vita che va all'essenziale, che va al nocciolo,
che va a quello che realmente conta e rimane in eterno. Non per nulla la vita monastica viene sempre vista e letta dagli antichi monaci come una vita angelica. Angelica perché prefigura quello che è il ministero, il servizio degli angeli in cielo, no? Che è quello di rendere lode e gloria a Dio. Penso qual è la ricaduta sul mondo? È testimoniare questa realtà delle cose eterne, ricordare all'uomo che la vita non è racchiusa in questi pochi o tanti anni che noi viviamo qui, che siamo destinati ad un'eternità, che siamo fatti per Dio e che tutto quello che noi facciamo deve servire unicamente alla gloria di Dio. Quindi, se vogliamo, è una vita che ha una ricaduta sulla Chiesa e sul mondo di riflesso, soprattutto non tanto per le parole che si dicono o per i libri che si scrivono, eccetera, ma proprio perché nel suo silenzio, nella sua semplicità, nella sua quotidianità richiama realmente quello che è fondamentale e quello che è eterno. E questo penso che per oggi, che per l'uomo di oggi sia essenziale, un uomo che è realmente disorientato, che non capisce più qual è il senso della vita, qual è la direzione della sua esistenza, dire guarda che l'uomo è stato fatto per Dio e il suo destino è Dio. E il monaco è qui per dire questo. Certo che comunque abbiamo visto alcune esperienze che non sono poi così ordinarie. A me ricerca, la prima cosa che mi viene in mente, che faccio tutti i giorni, è magari ricercare una parola, una foto, un qualcosa su internet per saperne di più. Esatto, e come te tantissimi altri giovani ricercano tutti i giorni qualcosa su internet. Certo però che questa ricerca andrebbe comunque un minimo educata, perché internet è un territorio sterminato e possono esserci anche alcune insidie se uno non conosce bene. Però come si fa? Come si fa a capire quali siti e quali ricerche sono giuste fare, invece quali sono quelli sbagliati? Beh, ci sono delle persone che ti potrebbero aiutare in questo. Adesso li andiamo a conoscere. Per le ricerche online, come ribadiamo più volte nei nostri incontri, bisogna essere molto cauti, coscienti, e soprattutto non bisogna affidarsi alle prime informazioni che reperiamo durante le ricerche. Bisogna sempre confrontare le informazioni, verificare le fonti. In particolar modo ci sono degli strumenti online che ci garantiscono più o meno, come dire, l'attendibilità della fonte, e in ogni caso sicuramente quando le informazioni sono concordi e coerenti tra di loro probabilmente abbiamo, come dire, trovato e reperito l'informazione corretta. Dico questo perché come ovvio non vi è un mero e vero controllo di ciò che viene inserito nel web, quindi bisogna essere cauti e verificare tutto ciò che si reperisce. E quali sono i principali pericoli, ostacoli che si incontrano durante una ricerca? Ma sicuramente i primi pericoli sono quelli di interfacciarsi con siti che magari prospettano determinati servizi o informazioni e poi invece sono siti fake che mirano probabilmente, e nella maggior parte dei casi, ad acquisire informazioni personali, dati personali, per utilizzarli per svariati scopi sostanzialmente. Quindi il segreto per una buona ricerca? Essere consapevoli di quello che si fa, essere cauti, non fermarsi mai a ciò che ci viene prospettato. Tutto ciò che nel web sembra semplice, di facile utilizzo, probabilmente potrebbe nascondere qualche pericolo. Ma il Vangelo cosa ci dice sulla ricerca? Il Vangelo bisogna chiederlo a Don Luca. Andiamo ad ascoltare le sue parole. Che cosa cercate? La prima parola di Gesù che ci riporta l'Evangelista Giovanni è proprio questa domanda. Il Signore la rivolge a due dei discepoli di Giovanni Battista che decidono di mettersi sui suoi passi.
Non è forse vero che ogni nostra scelta, in fondo, cerca di dare risposta a questo interrogativo? Sarebbe bello che ciascuno di noi rivedesse le proprie scelte alla luce di questa domanda. Che cosa sto cercando? Che cosa sto cercando nelle relazioni che intreccio? Che cosa sto cercando nei servizi che presto? Che cosa sto cercando dentro scelte personali che sto prendendo? Che cosa sto cercando nella mia relazione con il Signore? Questa domanda restituisce consapevolezza a quelli che sono i nostri desideri più profondi, permettendoci così di dare un nome preciso a ciò che si muove dentro di noi. Più che le risposte, in fondo, contano le domande che ciascuno si pone nella propria storia. È vero che oggi viviamo in un'epoca molto ricca di informazioni e che abbiamo sempre a portata di mano supporti sui quali digitare le nostre richieste. Ma ricerca è regalarsi del tempo per pensare, per cogliere le domande giuste, quelle che ci mettono in movimento e che, provocandoci, portano a restituire autenticità alla nostra vita. Il nostro vero volto è dato dal rispondere alla domanda su cosa stiamo cercando. E un'altra ricerca importante è quella di un maestro o di una maestra, compagni di viaggio e di sapienza, che ci aiutino a decifrare i desideri profondi del cuore per crescere in umanità, intelligenza e stupore. Che cosa cerchiamo nella vita? Avere il coraggio di prendere in mano questa domanda e scegliere di prendere sul serio la propria esistenza, con la compagnia di maestri che ci accompagnino a rispondere nel nostro cammino di vita e di fede. Ricerca di sé, ricerca in internet, cammino, una ricerca in cammino, ma cosa c'è che unisce tutte queste esperienze? È proprio qua che ti volevo. Adesso lo chiediamo a Don Alberto e vi porto ad ascoltare le sue parole. Che cosa significa la parola ricerca per un giovane? Significa mettersi in gioco, farsi interrogare innanzitutto dalla realtà. Cioè, quello che si vive nel quotidiano è una domanda aperta che ti permette di metterti in cammino, non solo fisicamente, ma innanzitutto interiormente. La prima ricerca è scoprire se stessi, quali sono le motivazioni che ti spingono a dare la tua vita per qualcosa o per qualcuno. E poi da lì anche cercare di aprirti alle esperienze che puoi trovare sul tuo territorio o vicino a te, e quindi possono permetterti di scoprire nuove opportunità. Come si parte per la ricerca di sé? Innanzitutto facendosi interrogare da qualcosa, da qualcuno. Possono essere dei testimoni che incontriamo in eventi speciali della nostra vita o anche casualmente. Sicuramente ogni persona ci porta delle istanze anche per la nostra vita. Poi diciamo che possiamo lasciarci interrogare da Dio, sicuramente, sia attraverso la sua parola, sia nelle occasioni di incontri o di ritiro, sia nel volto del prossimo, come il riconoscimento del volto di Gesù. Guarda Francesca, per oggi direi che abbiamo finito. A me ha colpito molto il cammino di Emma, la sua vita in cammino e i suoi desideri giovani. A me invece ha colpito l'esperienza di Emanuele, un ragazzo così carico di energia, di vitalità, che ha deciso di intraprendere un cammino dall'inizio alla fine e di portarlo a termine. Beh, se anche voi siete rimasti colpiti, possiamo fare un altro viaggio insieme la prossima settimana.